Allora, questo sistema di prendere un'occasione come la seduta della commissione d'inchiesta per presentare un ordine del giorno per stanziare 20 milioni di euro ad Aller Milano, dove, dopo che sono stati già stanziati 60 milioni di euro a fondo perduto, dopo che si è aperto un piano di svendita degli alloggi di Aller Milano che va a privare i cittadini di alloggi fondamentali per il bisogno abitativo, in assenza di un sistema informatizzato di Aler Milano e di un'anagrafe del patrimonio che sappia individuare tutti i casi di illegalità o di abusivismo o legati alla morosità colpevole e incolpevole, in assenza di uno studio che sarebbe fondamentale sull'anzianità dei crediti, che ci permetta di valutare la coerenza del fondo svalutazione crediti, in assenza di una programmazione e manutenzione ordinaria che Aler Milano non fa, noi stiamo ancora stanziando dei soldi a fondo perduto senza una garanzia di pianificazione di dove questi soldi andranno a finire. E pertanto noi non siamo favorevoli a stanziare soldi prima che si vada a controllare se ci sono dei piani effettivi, concreti e realizzabili su quelle che sono le urgenze di Aler. Ripeto, sistema di informatizzazione assolutamente inefficiente, studio di anzianità dei crediti, lo segnala la due diligence BDO, non c'è, è fondamentale prima di passare a stanziare fondi, soldi a fondo perduto per una programmazione di manutenzione ordinaria che non esiste. Chiediamo inoltre un'immediata riformulazione radicale della governance di Aler Milano, che deve assolutamente essere sottratta alla spartizione partitocratica affidata al merito e alle competenze, e va radicalmente rivisto lo statuto e le finalità dell'azienda, che non possono più ricomprendere speculazione finanziaria e immobiliare e che dovrebbero essere esclusivamente rivolte al diritto alla casa e alle reali esigenze della cittadinanza. Perché, signori, l'operazione di asset è stata ben contestualizzata e non è stata la bolla immobiliare a far fallire asset. Questo dicono i documenti. I documenti dicono che ci sono fior fior di verbali del consiglio di amministrazione che la davano come società non in grado di garantire continuità aziendale sull'orlo del fallimento. Non quest'anno, anni fa, però nessun intervento correttivo è stato fatto, collega Ferrazzi. E anche sui derivati non è una buona giustificazione, non è serio che un rappresentante istituzionale venga a dire che siccome lo facevano tutti, allora poteva farlo anche Aler. Lo sa il collega Ferrazzi che questi titoli derivati sono stati stipulati in assenza di una delibera del Consiglio di amministrazione? Ma di cosa stiamo parlando? Quindi non fate l'errore di curare la malattia curando gli effetti senza curare le cause, perché altrimenti il nostro lavoro sarà completamente vanificato.